Bongiorno. Allora, intanto Salvini poco fa, perché come sapete il ministro dell'Interno non si fa mancare un'intervista quotidiana, parlando alla radio ha detto due cose. Intanto le cifre che girano, 60 miliardi per la flat tax per le famiglie, è assolutamente sproporzionata, strampalata, non siamo al superenalotto, la misura costerebbe tra i 12 e i 15 miliardi, dice. Poi ha detto anche un'altra cosa, ha parlato del famoso memorandum da firmare con la Cina. Dice il memorandum sarà una cornice, poi noi valuteremo con molta attenzione i singoli contenuti di questa intesa. E poi chiosa, diciamo, l'intervista ripetendo una cosa che dice da molto tempo Salvini: nessuno si illuda, a livello locale noi siamo con il centrodestra che fu, ma il governo durerà 5 anni. Beh, è normale, qui siamo in una campagna elettorale permanente, abbiamo avuto l'Abruzzo, poi c'è quest'altro appuntamento domenica, ci sono le elezioni europee che a fine maggio saranno determinanti, quelle probabilmente sì, per capire gli equilibri all'interno del governo. Qui, per usare una metafora calcistica, siamo ancora un po' a bordo campo, ai primi giri di riscaldamento, nel senso che su questo Salvini ha ragione quando dice le alleanze sui territori rimangono saldamente ancorate nell'area del centrodestra. E Salvini del resto governa importanti con i suoi governatori, Veneto e Lombardia sono in mano a due esponenti di spicco della Lega Nord, con quindi delle maggioranze molto molto solide. Ma è chiaro che di queste sparate ne sentiremo evidentemente. Sarà un'escalation, immaginiamo. Una al giorno. Adesso l'unica fortuna è che era in radio e quindi non si poteva vedere, ma non si è travestito da poliziotto come solitamente. Sei molto critico su questo. Termine tecnico, proprio. Lui si va in giro e si veste o traveste da poliziotto. E vabbè, questo non è stato l'unico, perché anche altri ministri nella storia lo hanno fatto, sì. L'hanno usato. Lui, diciamo che lo ha, come dire, portato un po' all'ennesima potenza, questa idea di... Da qualche giorno è tornato però, diciamo, istituzionale, in giacca e cravatta, mi pare. Durerà poco, guarda.